a Daniele Chieffi, che è giornalista, professionista e responsabile dell'ufficio stampa web di Eni. Ok, allora io lavoro per un'azienda che non fa esattamente caramelle e ci siamo trovati spesso a gestire situazioni un po' antipatiche fino ad arrivare a vere e proprie situazioni di crisi. Quello che però noi abbiamo registrato è un cambiamento profondo di quelle che sono le dinamiche e le motivazioni e soprattutto ciò che provoca e nutre una crisi. Vi faccio un esempio subito. Cosa vedete qui? Descrivetemi quello che vedete. Sì, lo so che l'avete visto, immaginavo, però descrivetemi quello che vedete. Quanto è brutto? Quanto è grave? Ok? Sono oltre 60 metri di fuoco su un impianto che tratta idrocarburi. Eni ha una scala di emergenze in business continuity, cioè ciò che misura la gravità degli incidenti, che è da 1 a 3 più crisi. Quindi sono 4 livelli. Okay? Quindi uno è mi sono sbucciato un ginocchio, 2 mi sono fatto male, 3 cavolo, mi hanno portato in ospedale, 4 si salvi chi può. Ok? Secondo voi questo incidente che livello di gravità ha? 1. Questo è un incidente di gravità 1, perché io non sono un ingegnere, mi hanno detto i miei ingegneri, è quello che viene tecnicamente chiamato un fuoco di benzina, cioè grandissima fiammata, spettacolare, ovviamente poi si spegne. Certo, danni agli impianti, questo è ovvio, però assolutamente nulla di preoccupante, anche perché tutti gli operai erano in sicurezza, non c'era nessuno, no problem. Tra l'altro il fuoco di benzina non rilascia, al netto di un'iperproduzione di CO2, non rilascia significativi inquinanti in atmosfera. Perfetto. Che succede però? Che questa immagine non è mia, non è di un giornalista, non è di un professionista che intermedia nei vostri confronti. Questa immagine è fatta da un abitante di San Nazaro che passava con la macchina. Questo è un frame di un video che oggettivamente, quando io l'ho visto, ha spaventato anche me, perché si vede un impianto industriale che brucia e per 60 metri c'è una gigantesca nuvola di fumo nero. Questo video, ripeto, non è fatto da me, non è fatto da un giornalista, è stato realizzato da un comune cittadino che l'ha messo in rete su Twitter e ha cominciato a diventare virale. Che è successo? Che ognuno delle persone, ognuno degli utenti che entrava in contatto con questa immagine, si costruiva una sua propria idea di ciò che stava accadendo. Qual è il problema? Che normalmente, se ce lo diciamo all'interno di questa splendida sala, ciò che diciamo all'interno di questa splendida sala rimane all'interno di questa splendida sala e voi vi confronterete con me, che sarà, come dire, che io sarò in grado in qualche maniera di raccontarvi: guardate, no, è un incidente di livello 1, non vi preoccupate, stanno bene tutti, non è successo niente, adesso si spegne, vedrete che si spegne subito. Rimane tutto qui dentro. In realtà, nella realtà dei fatti, questa roba diventa virale, cioè tutti dicono quello che pensano su quello che sta accadendo. Cosa succede? Succede quello che in tecnica si dice, che il digitale abbia creato la perfetta casa di vetro, dove tutto ciò che facciamo, diciamo, vediamo, viene visto da tutti e tutte le nostre reazioni vengono viste da tutti. Che cosa vuol dire che le reazioni vengono viste da tutti? Che tutti dicono quello che pensano e tendono a influenzare le altre persone. Il risultato finale di tutta questa cosa è che si crea in maniera assolutamente spontanea una narrazione autogenerata
dal digitale, dalla rete. Badate, narrazione autogenerata dalla rete. Vuol dire che nessuno la genera, ma è la rete che la produce e la macina, finendo per andare a influenzare tutte le persone che vengono in contatto sia da un punto di vista geografico sia da un punto di vista di contenuto con quello che sta accadendo. Tutto questo importa un problema non piccolo, perché da una cosa del genere, scusate, si vede molto male però, quindi questa è l'immagine che vedete prima, quindi l'immagine dell'incendio, entrano in gioco contemporaneamente tutta una serie di soggetti piuttosto grossi. Innanzitutto i media. Queste sono screenshot originali, purtroppo è piccola la slide, non si può vedere, però ve la racconto. Questi sono gli screenshot dei pezzi che i media hanno cominciato, i media online ovviamente, hanno cominciato a produrre nel momento in cui la notizia dell'incendio si è sviluppata. Ognuno di questi aveva una posizione diversa. Da disastro a incendio, da incidente a catastrofe, la scelta degli aggettivi era molto varia. Da lì si sono cominciati a sviluppare quelli che vengono identificati, che noi identifichiamo come thread, cioè almeno quattro linee narrative completamente diverse che facevano capo a quattro tipologie di stakeholder completamente diverse. Nell'ordine, gli abitanti che erano vicino agli impianti in fiamme. Il problema era l'inquinamento. Gli abitanti nella zona vicino agli impianti in fiamme, il problema era il rischio di esplosioni e quindi automaticamente il rischio dell'incolumità delle popolazioni vicine. I parenti degli operai. Oddio, mio cugino lì, sta bene o sta male? Gli haters o i detractor, avevate detto che era sicura? Almeno quattro linee, almeno quattro thread, non li chiamiamo, ognuno di loro con un weavers, cioè con un personaggio che in qualche, uno o più personaggi che in qualche maniera guidano la costruzione della narrazione. Un personaggio che in qualche modo diventa protagonista di questa linea narrativa. Cosa voglio dire con questo? Che nel momento in cui si innesca un problema del genere, il lavoro di chi fa comunicazione non è più quello di rispondere al problema che noi riteniamo essere la realtà. Io non devo rispondere erga omnes dicendo l'incidente di livello 1, non vi preoccupate, perché non risolvo niente. Quello che io devo fare è essere in grado di identificare tutti i thread, perché vedete addirittura il thread 2 si è suddiviso in, questo è quello dell'inquinamento, si è suddiviso in due sottothread, quindi due sottonarrazioni. Per narrazione io intendo hashtag a volte, ma comunque linee di conversazione molto frequentate dove le persone si auto alimentano in termini di paure, in termini di preoccupazioni, in termini di interpretazioni su quella linea interpretativa. E per quelle persone la realtà è quella, non quella che diciamo noi. Quindi io devo andare a intercettare questi thread, capire quelli che sono le emozioni, le paure, le preoccupazioni, le esigenze di tipo informativo che si nascondono dietro questi thread o di cui i protagonisti di questi thread sono portatori. Banalmente, se io so che c'è una popolazione intorno a quell'impianto, che vede una colonna di fumo nero che oscura il sole, è ovvio che la paura sia quella roba, è velenosa o no? E allora io mi devo mettere nell'ottica, io azienda, mi devo mettere nell'ottica di dire fermi tutti, non è velenosa, oppure sì, questi sono i possibili rimedi per proteggervi da. Se io ho un problema legato ai dipendenti, la prima cosa che io devo dire è non ci sono operai coinvolti nell'incidente. Non c'è un incidente di livello 1, non vi preoccupate, perché quella è la logica del vecchio comunicato stampa che esce normalmente tipo 2 ore dopo, quando va bene 2 ore dopo. In realtà noi siamo usciti col comunicato stampa la bellezza di 7 ore dopo l'evento, col comunicato stampa, sia chiaro. 7 ore dopo l'evento.
Noi qui abbiamo sofferto, questo lo posso dire perché ormai è desecretato, noi abbiamo sofferto un problema vero che ci ha portato a ricostruire completamente tutte le procedure interne. Io ho scoperto dell'incendio a Sannazzaro, per favore non lo twittate, ho scoperto l'incendio a Sannazzaro 4 ore dopo da Twitter. Perché? Perché la raffineria, essendo un incidente di livello 1, non ci ha avvertito. Per loro era, vabbè, fuoco di paglia, non c'è problema. Quando io l'ho scoperto da che? Da quel video. L'ho scoperto da qua. Mi è arrivata la notifica, perché ci hanno citato, ci hanno menzionato, è arrivata la notifica sul mio bravo cellulare, erano le 4:30 di pomeriggio, io apro la notifica. Che cavolo è? Sannazzaro, oh madonna. 4 ore dopo, l'incendio è scoppiato intorno alle 8:30 del mattino, io verso 1 di pomeriggio, l'abbiamo saputo. Ovviamente il comunicato stampa ufficiale è uscito tipo alle 3 di pomeriggio. Noi abbiamo interagito sui social molto più velocemente, per fortuna. Però questo ci ha fatto capire che dovevamo, per esempio, modificare completamente tutta la procedura. Ad oggi, anche se un impiegato, anche se un operaio cade, noi lo sappiamo. Dice perché? Perché se c'è uno dei sindacati che lo fotografa e gli fotografa il ginocchio sbucciato e questa roba va su Twitter, le rogne ce l'abbiamo uguale, anche se non si è fatto niente. Perché io lo devo sapere. Poi sono io a valutare se. Io comunicazione, ovviamente, non io. Tutto questo. Cosa ci chiede? Ci chiede un lavoro assolutamente importante, che nasce dalla costruzione di un processo. Ogni issue negativa o critica, io ho messo sotto la scacchiera perché non è banale, cioè io continuo a pensare che stare sulla rete e giocare a scacchi, cioè riuscire a prevedere almeno 3 mosse avanti dell'avversario. Ogni issue negativa produce dei thread interpretativi, e ognuno di questi ha uno o più più protagonisti, dei weavers, che tirano questi fili. Per ognuno di questi thread io devo essere in grado di definirne le caratteristiche, di che hanno paura, quali sono i problemi, di che stanno parlando, qual è l'interpretazione effettiva che si sta in qualche modo affermando in questo mondo. Devo identificare e valutare i weavers che lo stanno, cioè banalmente, chi ne sta parlando? Un tizio evidentemente poco credibile o è Repubblica che ne sta parlando? Se è Repubblica è un problema, se è un influencer, un personaggio particolarmente accreditato, per me è un problema, quindi io sono costretto a metterlo in cima alle mie priorità di comunicazione, non in coda. A questo punto devo isolare le piattaforme e capire quali sono i volumi relativi. Perché devo isolare le piattaforme? Perché devo capire dove ne stanno parlando. E su Twitter? Ok, mi attrezzo per Twitter. E su Facebook? Benissimo, rispondo su Facebook. Non è che posso fare un comunicato stampa pretendendo che poi quel comunicato stampa finisca sulla giusta piattaforma. Badate, il comunicato stampa non va in automatico sui social. E anche se io lo posto dal mio account Twitter, non ci va nel giusto thread. Perché il thread può esserci, ci può essere un hashtag, ci può essere banalmente come una parola, un tag che si ripete. Io devo riuscire a farlo entrare nella giusta conversazione. E infine, devo riuscire a costruire le risposte adatte a ogni singolo thread, intercettando cosa? L'aspetto empatico. Se io ho di fronte una madre che è preoccupata per l'operaio che lavora nella raffineria, non gli posso rispondere nessun ferito. Io gli devo dire, signora, capiamo il suo problema, non si preoccupi, suo figlio sta bene. Siamo certi che sta bene. Io ho risposto personalmente così a una madre che mi aveva twittato. Voi direte, una madre si twitta perché... Sì, succede. Non mi chiedete perché succede che qualcuno preoccupato per l'incolumità del figlio si metta a twittare, però succede. E io gli ho risposto, signora, stia tranquilla, siamo certi che suo figlio sta bene, stia bene. Empatia, perché se non gestisce empaticamente questi flussi, quello che succede è che ne vieni travolto. E il risultato finale succede questo. Questo è il grafico del Rep Track, che è un indice di Reputation Institute, che misura le escursioni da 0 a 100, non guardate la scala perché questa è una scala decimale, da 0 a 100 i livelli di reputazione di un'azienda,
questa che vedete alle mie spalle non è quello di Eni, ma è di Costa Crociere, tanto per portarvi un esempio un po' evidente, di cui ci ricordiamo tutti, e vedrete che questo è un andamento sinusoidale, dove il verde è positivo e il rosso è negativo, Savasender, per cui nel momento in cui trovate delle coperture negative trovate delle perdite in rosso. Però nonostante questo, il trend, cioè la media, era non solo lineare, ma in crescita. Quindi Costa Crociere stava riuscendo ad assorbire, quindi a essere elastica da un punto di vista di sistema reputazionale, quelle che erano le notizie negative, tanto da riuscire ad avere un trend positivo in salita del proprio indice reputazionale, fino a quando un suo capitano decide di non dare la precedenza a uno scoglio e l'azienda che sarebbe dovuta essere qui, in realtà nella percezione si ritrova qui. Perde 100 e rotti, no, che sto dicendo, 30 e rotti punti di indice reputazionale, e questa è un'altra azienda, signori, questa è un'altra azienda, nella percezione del pubblico è un'altra azienda. Costa Crociere oggi è un'altra azienda rispetto alla Costa Crociere di prima della Concordia. Prima era un competitor diretto dei player di lusso, concorreva con Caribbean, tanto per dirne una. Oggi è la low cost delle coppie, perché per rimanere sul mercato e riempire delle navi che gli costano un'ira di Dio, con una struttura di costo completamente da carrier di lusso, ha abbattuto del 30, del 40% le tariffe. Per cui solo chi non è in grado di permettersi gli 8.000 euro a testa per la Caribbean va su Costa. Questo significa abbassare il livello e farsi mettere, da un punto di vista di mercato, un bel cap in testa, cioè riposizionarsi. Ovviamente, che cosa è successo? C'è stato un incidente vero, ma quanto ha giocato la percezione di ciò che è accaduto nella Costa Crociere durante l'incidente? Quanto ha giocato la narrazione sbagliata del carrier? Quanto ha giocato il fatto che l'amministratore delegato di Costa Crociere sia andato davanti ai microfoni un minuto dopo la tragedia e invece di dire mi dispiace per i 32 morti abbia detto è colpa del comandante? Cioè, tutto questo è costruzione della percezione. Quello che io sto cercando di dire è che alla fine della partita noi viviamo in un mondo in cui la percezione è più influente della realtà. E la percezione non è singola, non conta quello che ognuno di noi si costruisce come immagine, conta quello che il contesto sociale riesce a digerire e produce come prodotto finale di sintesi. È ciò che il gruppo pensa che vince, non che il singolo. E se il gruppo decide che quella raffineria è una catastrofe naturale, quel gruppo, quella raffineria, quell'incidente è una catastrofe naturale, anche se non è successo niente. Poi, e qui concludo, c'è anche chi, questo è un aspetto spontaneo, no? Poi c'è anche chi fa un aspetto spintaneo, perché noi nel momento in cui stavamo gestendo l'incidente, torno sulla slide iniziale così torniamo su un'immagine, mentre il mio team, tutti quanti stavamo gestendo tutto l'ira di Dio che si era scatenato su questa cosa, qualcuno ha pensato bene di mettere in circolazione via WhatsApp un finto messaggio della prefettura di Pavia, a proposito, che diceva che stava arrivando sul territorio del territorio padano una nube tossica scaturita dall'incendio, e chiedeva a tutti gli abitanti di rinchiudersi in casa e di coprire le fessure delle finestre. Questa roba ovviamente è arrivata immediatamente su Twitter, screenshot della cosa WhatsApp e post su Facebook e su Twitter. Noi ci siamo spostati e io col mio profilo personale li ho attaccati direttamente, ci ho messo la faccia. Ma perché? Perché era una cosa terrorizzante. Immaginate se fosse scatenato il panico fra persone giustamente preoccupate dal vedere una colonna di fumo di quella portata. Ci vuole poco a pensare che quella roba sia tossica o no. Io che ci lavoro, quando ho visto il video sono saltato sulla sedia. Ho pensato, vabbè, ok, aiuto qua, chiamo casa, io sparisco, mi rivedete fra un mese perché non esco più dall'ufficio, ovviamente. Poi per fortuna non è andata così, però ci vuole poco. E quindi
quello che noi dobbiamo riuscire a fare non è solamente intercettare quelle che sono realmente le narrazioni autogenerate dai gruppi sociali ai quali ci rivolgiamo, quindi agli stakeholder. Bisogna anche essere strutturati e preparati per affrontare chi queste dinamiche della rete le sa usare e in maniera criminale, non ho timore a dirlo, le utilizza per non meglio identificati i motivi. È ovvio che in quel caso stiamo parlando di mitomani o di pazzi scatenati, ma non capita che quotidianamente che cose del genere vengano fatte girare artatamente per motivi politici o per motivi di tornaconto personale o di una parte politica. Io vi ricordo, e con questo chiudo, che per esempio c'è stato un anno fa un referendum sulle trivelle, tutti ve lo ricordate, se voi chiedete le 23 piattaforme che sarebbero dovute essere chiuse a fronte di un caso avesse vinto il sì, tutti vi dicono che erano piattaforme che estraevano petrolio, no? Ovviamente in Adriatico non c'è petrolio, in Adriatico c'è solamente gas. Questa cosa non siamo mai riusciti a farla passare perché tutte le narrazioni erano legate al petrolio. Chiudete le piattaforme, se scoppiano, c'è l'effetto Golfo del Messico, peccato che se scoppia una piattaforma di gas fa un grande botto e finisce lì. Il massimo che fai è ti perdi l'allevamento di cozze, che sono buonissime, che sono sulle gambe delle piattaforme, vi assicuro, spaghettate eccezionali. Quindi, e chiudo veramente, quello che noi dobbiamo riuscire, almeno quello che le aziende stanno cercando di attrezzarsi a fare, è riuscire a interpretare, contrastare, se volete riportare sui giusti sentieri le narrazioni che si autogenerano all'interno di community che vengono in contatto con fonti di informazioni non controllate e non mediate, e a volte anche, purtroppo, che vengono invece prodotte in maniera assolutamente spintanea e interessata, e quindi negativamente interessata. Grazie.